Ciao ragazzi, ben ritrovati di nuovo sul mio canale. E sì ragazzi, oggi torniamo con un altro episodio di Prison Simulator, dove ci avevamo lasciato in uno scorso episodio, dove avevamo sventato una rissa, una rivoluzione pazzesca dei detenuti con spari, anche abbiamo parato vari proiettili per difenderci, anche abbiamo estinto dei fuochi, un macello. Ma ci siamo lasciati con un dubbio, c'era un ticchettio un po' particolare all'interno del magazzino dove perquisiamo un po' tutti i detenuti. Quindi dobbiamo scoprire che cos'è quel ticchettio. Però soprattutto l'avevamo visto nel finale dell'episodio scorso. È una bomba che la dobbiamo disinnescare. Quindi ecco cosa leggete nel titolo e cosa andremo a fare oggi insieme. Ragazzi, intanto grazie mille di essere qui. Grazie ancora per il supportazzo che mi state dando in ogni live, in ogni video. Ragazzi, grazie veramente. Ma prima di iniziare, di fare continua, voglio salutare tutti i ragazzi sul mio Discord che... Lo sapete che ogni tanto vado sul mio disco in chat pubblico e dico chi vuole essere salutato mentre registro. E ragazzi, oggi sono tante persone, quindi grazie per la collaborazione. Ragazzi, se volete essere salutati pure voi, venite sul mio Discord. Allora, saluto Giuseppe, It's Giuse, Zorak, moderatore Giuseppe, Leo 47, Leo, Marco, poi Alberto, Nomadi Team, Vinci 007, Filippo, poi ci sarà anche un altro ragazzo, mi sa. Vediamo un po', e basta. Ah, e Dark Pollo, ragazzi, tutti questi ragazzi qua, che è anche un moderatore disco, ragazzi. Quindi grazie di tutti i ragazzi che si sono voluti far salutare. Ragazzi, se volete essere salutati in comune sul mio Discord, anche per partecipare a queste cose bellissime. Detto questo, ragazzi, banda alle ciance, andiamo a caricare la nostra partitazza. Quindi andiamo a vedere cosa dobbiamo fare. Speriamo di riuscire a disinnescare questo ticchettio, perché questo gioco, ragazzi, ci mette a delle sfide importanti, quindi non è mai facile disinnescare le bombe. Vediamo, ragazzi, ci proviamo e vediamo un attimo come dobbiamo fare, perché ultimamente questo gioco ci sta mettendo alla prova. Anche nell'episodio scorso siamo stati anche abbastanza bravi, ragazzi, in un macello, si capiva, prendevamo i colpi non li trovavamo, gente manganellate, pezzi, poi abbiamo dovuto estinguere un paio di incendi, quindi un macello, però ce lo siamo cavata, comunque abbiamo, diciamo, controllato e messo fine alla rivolta dello scorso episodio. Adesso dobbiamo scoprire questo ticchettio un po' strano che abbiamo rilevato nel finale dello scorso episodio e vediamo un po' di che cosa si tratta, signori. Va nella stanza di ispezione dei pacchi, sì, perché è proprio lì che si svolge adesso il nostro incarico nuovo. Salve collega. C'è il collega? Sì. Vedete com'è stata rimessa bella nuova la prigione? Ci ho avuto parecchi giorni, tutto quanto, quindi... Ok, stanza delle perquisizioni. Allora, usa il tavolo di ispezione, tutti i pacchi, le scatole di ispezione, metterli sullo scaffale. Ok. Apri. Prendi. Va bene. No, aspetta, come si apriva? Ok, dobbiamo aprire, avere posizione circolata all'interno. Bella sta barretta milk. Ok. Dobbiamo un po' controllare un po' tutto. C'è qualcosa all'interno sotto al tappo? Niente, va bene. Di solito si trovano sempre qua le cose strane. Tipo questi così qua, tipo i stick, queste cose così. Di solito, poi però... Niente, niente, è pulito. Niente. Ma quanti oggetti c'è questo? Se sono le caramelle, vabbè. Non c'è niente, tutto pulito, vai. Ma strano, non sento un ticchettio, mo non so se... Che cazzo è la muffa fatto? Che cazzo è il risotto, mamma mia, che schifo. Oh. Ago. Assicura. Questo l'abbiamo tolto, sì. Perfetto. Ok, possiamo chiudere la scatola. Prendi e la mettiamo qua. Ok. Scopri cosa sta succedendo. Vabbè, scopriamo cosa sta succedendo. Ok. Controlliamo pure questo.
Questa è pulita. Prendiamo pure qua, risotto, altra muffa. E prendiamo pure questo. Pulito tutto. Un'altra barretta milk. Spinello. Assicura. Eh sì, ragazzi, qua noi dobbiamo perquisire. Ok, vai, questo pure va bene. La mettiamo qua. Prendiamo questa. Apri. Pulito. Pulito pure questo. Pulito pure questo. Vabbè, scatola di tonno. Ma speravo peggio. La metta. Assicura. Ok, e questo possiamo pure chiuderlo. Ok, obiettivo completato. Ispezione pacchi. Allora, ragazzi, strano, però non ci ha fatto fare quello che io pensavo. Non ci ha fatto fare il ticchettio. Come mai non ci ha fatto fare il ticchettio? Boh, non lo so, perché l'altra volta siamo esplosi? Possibile che siamo esplosi l'altra volta? Vabbè, raga, lo scopriamo. Passiamo al turno successivo e vediamo un po' perché non ci ha fatto fare il ticchettio. Perché vi ricordo che nello scorso episodio vai al cortile. Però no, ragazzi, vuol dire che non ce l'ha fatto fare più. Ce l'ha skippata, forse. Vabbè, andiamo al cortile, sta succedendo qualcosa. Ehi! Allora, raga, facciamo una cosa qua. Manganello alla mano, vai al cortile. Che sta succedendo qua? Sappi che sta succedendo qualcosa. Qua semmai scoppia un'altra rivolta, ma ve lo dico, ragazzi. Dicono che crossano l'aria proprio. Mantieni l'ordine. Ok, dobbiamo mantenere l'ordine per 3 minuti. Quindi, boh, voi non vedete l'ora perché sta dietro alla mia cam, ma 3 minuti dobbiamo mantenere l'ordine. Abbiamo anche un poliziotto che sta. Qua, raga, dobbiamo tenere, eh. Qua sicuramente succederà qualche Perché ancora cazzotto, si era soprattutto qua. ancora. Controlliamo l'ordine qua. Piano. Piano. Me? Che è sta caciara? Oh, mannaggia la miseria. Ma che cazzo avete fatto? Forza! Oh! Ma guarda questi! Ma stanno a mettere vai, non lo so, va. Chi è che ha fatto sto macello? Oh, colleghi, dai, datemi una mano però, eh! Cioè, va bene con lei però, va bene. Colleghi, si stanno a menà, ma lo sentite che si stanno a menà? Mannaggia la madonna. Basta! Oh! Basta! Basta! Oh, e basta! Allora, che dobbiamo fare? Colleghi, però, datemi una mano. Che cazzo è tutto io devo fare? Capito che devo mantenere l'ordine? Forza, scemo, scemo di merda! Damo, muoviti! Allora, che sta succedendo? Qualche problema? Facciamo anche affari. Allora, con quelli che abbiamo il simbolo possiamo fare affari con loro, ovviamente. Allora, rimettiamo questo istintore qua. Si può rimettere? Riponi, perfetto. Raga, qua si sta sfuggendo di mano. Ci manca un minuto. Ci sta sfuggendo di mano. Ma pure i colleghi, però, non mi danno una mano. Cioè, io non lo so. Cioè, ho capito che siamo noi. Stiamo comunque migliorando come guardie carcerarie. Però, che cazzo, cioè. Ok, penso che l'ordine. Ehi. Che cos'è? Siamo calmi, eh? Rimbalzo sta fila di bottoni sotto la cinta. Calma, eh? Mi raccomando, un'ora d'aria. Ehi. È tutto in ordine? Bene. Tanto facciamoci qualche chiacchierata con loro. Però strano, ragazzi, il ticchettio non ce l'ha fatto fare. Vuol dire che o l'abbiamo passato l'altra volta. Ma possibile che ce l'abbiamo fatto, quindi il ticchettio. Io ho detto, ma questo mo sicuramente ce lo fa rifare il ticchettio. Allora, controlliamo questi che c'ha un segno di pericolo sopra la testa. Vediamo un po'. Ehi. Ehi, sbirro, vuoi divertirti un po'? Che sta succedendo? Mi hai scocciato, non voglio solo spaccarti la faccia. Dici? Che cos'è? Un lassativo aggiungi al cibo e brucerà ogni buco. Ah! Ma magari non essere interessato. Va bene, vai nella sala briefing della guardia. Eh sì, ragazzi, perché No.
Adesso sicuramente dobbiamo passare di turno, dobbiamo passare di giornata, quindi andiamo a vedere, vediamo cosa ci rifila oggi questo servizio, oggi, qua. Allora, sala briefing dovrebbe stare di qua. No, sala briefing dovrebbe stare di qua, quindi siamo già tornati male proprio. Sala briefing dovrebbe stare qua. Eccola, eccola. Salve collega. Ma qua è una bella promozione, visto che faccio tutto io, e che cazzo però. Sì, per oggi è finita. Allora, soldi. Abbiamo guadagnato soldi. Anche la prigione sta guadagnando soldi. Siamo 1174 dollari, ragazzi. Abbiamo ormai rispetto dei nostri colleghi guardie, stanno sempre oltre. 5% di più. Anche dei detenuti, più uno, attenzione. E questo è un punto molto importante perché ultimamente non avevamo molto rispetto per le guardie. Quindi molto importante, soprattutto il rischio di rivolta è rimasto al 23%. Buono, abbiamo rivolte, abbiamo fatto uno, detenuti perquisiti, 36 detenuti, guardie, che le guardie hanno sparato una. Quindi abbiamo sparato una quell'altra volta là. E dei due picchiati, ragazzi, 38 manganellate abbiamo dato. Quindi tanta roba, quindi mandiamo avanti i nostri giorni di servizio qui nel carcere. Ecco qua, questo è il turno di notte, controlla i corridoi, fai attenzione ai prigionieri che provano ad evadere, cerca per il contrabbando nascosto e segnala le cose sospette. Quindi dobbiamo fare un turno di notte, quindi oggi turno di notte, ragazzi, incredibile. Non dimenticarti di controllare vari luoghi, per contrabbando può essere trovato ovunque, sedie, armadi, tavoli, usa la tua immaginazione, quindi dobbiamo vedere un po' cosa può essere usato. Controlli i muri dei corridoi per le possibili istruzioni sui loro segnali. Possono squadre. Noi ricordo. Beh, ok, perfetto. Ma abbiamo la torcia? Ok, la torcia ce l'abbiamo. Turno di notte. Turno di notte. Quindi dobbiamo controllare le docce. Quindi ci dà lui un po' i punti da controllare. Qui ci dà le docce. Stanza di ricerca, dobbiamo ricercare qualcosa, quindi perquisisci. Prendi. Ok. Dobbiamo perquisire, raga, turno di notte, oggi perquisiamo, non ci abbiamo niente. Ovviamente dove luci dici di perquisire, noi perquisiamo. Prendi. Sì, dobbiamo prendere, ragazzi, anche se sono bottigliette d'acqua, di cose, dobbiamo prendere comunque. Dobbiamo controllare ogni cosa. Ecco, incendio. Oh my god, chi è che ha piccato il fuoco qua? Colleghi però, che cazzo? Hanno piccato il fuoco qua. Spegni, spegni, spegni. Ma porca miseria. Questo ragazzi l'hanno fatto apposta, secondo me. L'hanno fatta apposta, ragazzi, secondo me, per allontanarci da qualcosa che non vogliono che noi vediamo. Va bene, va bene. Torniamo dentro, dai. Andiamo alla doccia. Andiamo alle docce, va. Quindi controlliamo muri, controlliamo se provano a evadere, quindi vabbone. Niente, stanno a picca il fuoco. Dove cazzo hanno appiccato il fuoco? Dove l'hanno appiccato? Di là. Ma guarda questi, guarda. Ok, raga. Niente, questi stanno a fa' apposta. Oh, un altro fuoco hanno appiccato. Un altro fuoco hanno appiccato questi. Sti maledetti, stanno a fa' un macello, stanno a fa'. Turno di notte incredibile, ragazzi, eh. Ce l'abbiamo fatta, signori.
Andiamo alle docce. Voglio prima andare alle docce io. Tanto, controlla. Ok, dobbiamo pure controllare i corridoi. Ma dove lo rimetto mo io la... Vabbè, andiamo a controllare qua, ragazzi. Quindi controlliamo, ispezioniamo. Prendi. Vabbè, papparella di gomma, penso che sia a posto. Perquisizione, perquisiziamo tutto. Ovviamente, raga, questo mo'. Dobbiamo vedere se c'abbia, tipo qua, se ci sta qualcosa anche da controllare dentro i cestini. Vediamo un po' qua se c'è qualcosa da controllare. Sai com'è? Questi fanno un po'. Però è strano che hanno appiccato sti incendi. A me non me la contano giusta, eh. Controlliamo se c'è qualcuno. Paparelle di gomma. Vabbè, controlliamo gli ultimi armadietti e vediamo un po'. Ok, dobbiamo andare nell'officina a controllare. Controlliamo anche i muri, ovviamente. Vedi? Dobbiamo segnalare se vediamo un po'. Questi forse, che ne so, provano a sfondare i muri, non lo so. Li dobbiamo controllare, vedete quando ce ne stanno? Quindi dobbiamo controllare ogni cosa che vediamo. Ma li stanno a spaccare tutti questi muri, però. Quindi, vabbè. Andiamo nell'officina. E controlliamo un po' gli attrezzi se ci sono. Ok. Dobbiamo sempre controllare. Perquisizione dei tavoli dove lavorano i detenuti. Perquisizione. Andiamo pure qua. Non abbiamo trovato niente. Ok. Controlliamo pure qua. Ma niente, ragazzi. Proprio non si trova niente. Proprio. Questa aperta. Cerchi i danni nel corridoio. Vabbè, li abbiamo già comunque trovati tutti i danni. Li abbiamo trovati tutti proprio nel corridoio. Però vediamo se c'è qualcosa anche qua. Però è strano che hanno appiccato il fuoco, raga. Non lo so, secondo me volevano rompere qualcosa. Ok, abbiamo fatto. Vai nella sala briefing e parla con la guardia. Quindi il nostro turno di notte praticamente è giunto al termine. Guarda qua, va. Sì, hanno provato a far qualcosa, eh. Guarda qua, guarda quando ne troviamo. Ehi, pure qua. Salve collega, ma lei sembra in piedi sta. Sì, abbiamo finito per oggi. Ragazzi, rispetto alle guardie più 2, quindi siamo andati avanti, andiamo al giorno 14, quindi anche il nostro turno di notte. Diciamo, questa è la rivolta che è stata fatta un paio di giorni fa. Vai all'obitorio, quindi dobbiamo andare all'obitorio, quindi vediamo un po' cosa ci fa. Oggi ragazzi siamo salve collega, stiamo skippando abbastanza veloci a fare le cose. Peccato che non ci ha fatto, ti ripeto, fare quella cosa. Ci tenevo molto a farla, sinceramente. Ci tenevo molto a farlo, quel ticchettio a salvare, ma forse sicuramente ce l'ha data per buona l'altra volta, perché comunque l'avevo quasi disinnescata, gli avevo tolto le batterie, quindi il timer non funzionava più, quindi secondo me ce l'ha data per buona, ce l'ha data, secondo me. Andiamo all'obitorio. Io ragazzi, se mi manganello in mano, perché ultimamente le cose qua non stanno andando per le meglio. Quindi anche qua abbiamo avuto dei problemi in passato. Qua la sedia elettrica è brutta sta zona. Ma l'obitorio è la prima volta che ci... Oddio, la seconda volta che ci fa andare, a dire la verità. La prima volta è quando era la rissa. Quindi, però, vediamo un po' cosa ci fa fare. Sappi che sta succedendo qualcosa. Ci sta sempre quella scritta, sappi che sta succedendo qualcosa. Quindi l'abbiamo notato che qualcosa sta succedendo all'interno del carcere, ma cosa? Non si sa. Questo che cos'è? Controlla il sacco. Controlliamo il sacco. Che cos'è? Cocaina. Controlla il contenuto del sacco. Che cos'è cocaina? Che cos'è? Che cazzo è? Tipo... Chiudi la cerniera del sacco. Chiudi. Porta il sacco al cancello. Attendi un comportamento insolito. Affare bianco. Non lo so, ragazzi. C'era... Non so che cos'erano quelle bustine. Ma non lo so. Però a fare attenzione, attendi un comportamento insolito. Quindi secondo me
abbiamo scoperto qualcuno e secondo me qualcuno a noi ce la fa pagare. Io direi di andare a fare un po' di pesi, ragazzi, un po' di pesi, perché almeno ci rimettiamo anche un po' in forma, salve collega. Anche che se questo qua ci dà un po', andiamo a skillare anche un po' il personaggio. Quindi andiamo anche oggi, mo andiamo, abbiamo accumulato tanti punti, ma tanti ne stiamo accumulando. Andiamo nella sala ricreativa, che non mi ricordo dove stava la sala ricreativa. Collega, la sala ricreativa dove sta? No, sala ricreativa, vabbè, vediamo, vabbè, scopriremo. Perché voglio andare alla sala creativa? Perché? Perché c'è il collega che ci fa skillare lì. Poligono di tiro, no. Infermeria, no. Ufficio del direttore. Sala ricreativa. Salve collega, perché qua c'è il collega che ci fa skillare, ragazzi. Ok, voglio imparare qualcosa. Perché vi ricordate, noi abbiamo messo 4 punti di abilità perché comunque siamo andati molto avanti e io voglio vedere cosa possiamo mettere. Allora, il passivo, questo possiamo pure mettere volendo. Allora, avevamo messo tante di queste cose altra volta, quindi andiamo a skillare un po' il personaggio. Possiamo mettere negoziatore, probabilità di ricevere tangenti maggiori aumento del 50%. Per noi ultimamente non stiamo facendo tanti affari, però ci può servire. Questo presentimento riesce a capire quando c'è qualcosa che non va. Ti basta dare un'occhiata a determinati posti nelle celle per sapere se lì è nascosto qualcosa. Questo comunque è tanta roba. Io direi di andarlo a sbloccare proprio questo. Andiamo a sbloccare perché il presentimento livello 1, ragazzi, ci serve. Questo per il momento il negoziatore non è ancora nelle nostre forti perché non abbiamo ancora contrattato con nessuno. Poi se qualche missione qualcosa le richiede lo andremo a fare, ovviamente. Però per il momento andiamo a fare questo. Il passivo invece, boss salute, aumenta i P massimi di salute. La salute, ragazzi, ultimamente ci stanno a menà e almeno mettiamo livello 1, andiamo a aumentare. Efficienza manganello, attenzione, non mi fate vedere l'efficienza manganello, che io lo uso. Aumenta il danno del 10%. Questo andiamo pure a comprare allora. Fondi sufficienti, perché? Punto abilità 1, livello richiesto 3. Ok, non possiamo, ok, capito, dobbiamo ancora livellare. Vabbè, abbiamo due punti che possiamo utilizzare. Ultimo avvertimento, durante una rivolta puoi usare il comando ultimo avvertimento per far smettere di combattere alcuni detenuti. Il 30% di efficienza. Definitiva serve ridurre il numero di reclusi in rivolta. Oddio, non so se lo possiamo acquistare perché veramente abbiamo fondi insufficienti, ma soprattutto livello 6. Vabbè, abbiamo skillato, ragazzi. Abbiamo skillato. Questo ce lo fa mettere. Difesa livello 1. No, non ce lo fa. Vabbè, raga, abbiamo skillato anche un po' il nostro personaggio. Quindi va bene, andiamo a fare. Vabbè, passiamo alla giornata successiva. E vediamo un po' cosa ci fa. Almeno abbiamo skillato, abbiamo conquistato altre cose, un po' di salute, un po' più di manganello e tutte altre cose. Ok, ci fa andare qua. Vai nell'ufficio del direttore. Direttore, salve. Non puoi lasciare questa location? Ok. Controlla la tua email con gli ordini della giornata. Qual era il mio email? Questo, account 2. Con due, anche senza nome. Controlliamo le email. Dove stavano le email? Eccole qua le email. Divieto di concedere permessi ai detenuti condannati per omicidio o stupro. Quindi sono questi giorni. Quindi questo è Steve. Per ottenere un permesso di uso dei condannati per omicidio hanno bisogno delle raccomandazioni di una guardia o di un rapporto certificato sulla salute mentale. Questo perché il detenuto, questo è Steve. Beh. Divieto di concedere permessi ai detenuti che hanno una pena superiore a 5 anni. Ok, perfetto. Quindi, sicuramente adesso ci farà. Prendi i fascicoli. Vabbè, ci fa fare altra volta il concedere permessi se dobbiamo liberarli e quant'altro. Però, ragazzi, questo lo possiamo fare ovviamente nel prossimo episodio. Quindi, torniamo al nostro menu. Un po' di presentazione, ragazzi. Abbiamo fatto tanto, volevo rifare la bomba, ma sicuramente ce l'ha data per buona, per fortuna ci ha fatto passare, quindi siamo andati molto avanti, quindi preso il simulator, oggi tante cose interessanti, anche il turno di notte, abbiamo perquisito, abbiamo sventato incendi, quindi questi tipi si stanno preparando a qualcosa, ragazzi, perché ce lo continuo a dire che qualcosa sta succedendo. Quindi abbiamo anche skillato il personaggio, ragazzi, grazie ancora di essere con me, spero che questo video vi sia piaciuto, ragazzi, grazie ancora per il supportazzo che mi state dando, ragazzi, spolliciate in su, condividete questo video, iscrivetevi al canale, attivate
attivate la campanellina, ragazzi, per non perdervi mai nulla, perché più del 52% di voi, ragazzi, che guardano i miei video non sono iscritti al canale, ragazzi. Iscrivetevi, perché tanto è gratis, non vi costa nulla e mi trovate più facilmente. Ragazzi, in descrizione tutti i link sono gratuiti, ragazzi. Noi ci becchiamo nei prossimi video e live qui sul mio canale o sul tubo viola, che ovviamente trovate in descrizione, ragazzi. Grazie ancora, vi auguro una buona settimana e noi ci becchiamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.